Salve a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video acquisti del mese di giugno. Sono circa 2 settimane che non escono video, lo so, me ne scuso, però ragazzi, capitemi, è veramente caldo, per cui cerchiamo immediatamente di sbrigare questa faccenda perché voglio subito aprire le finestre, perché altrimenti muoio. Primo acquisto che voglio mostrarvi è l'ultimo numero uscito per Star Comics, che va a concludere The Seven Deadly Sins, il 41esimo e conclusivo numero del Battle Fantasy cavalleresco di Nakaba Suzuki. Va a concludere questa serie. Per celebrarla, Star Comics ha deciso di pubblicare un'edizione limited, che è proprio questa, che conteneva al suo interno questo artbook più altri gadget. Non vorrei dilungarmi troppo nel mostrarvela dal momento che ci ho fatto un video e vi rimando direttamente a quello in caso vogliate vedere più nel dettaglio tutto quanto quello che contiene. Comunque, secondo me, per il prezzo di 8,90€ rispetto ai classici 4,30€ dell'edizione standard, ne vale la pena per tutti quanti i fan. Visto che l'artbook è davvero molto carino, gli altri gadget secondo me sono un po' secondari. Chi la prende sicuramente per vedere queste 30 circa pagine a colori, però comunque anche loro fanno la loro figura e sono carini. Non mi ricordo manco dove l'ho messo, me li sarò già persi. No, ecco. Cartolina che richiama la cover art dell'ultimo numero con Elizabeth, il nostro capitano, Francesco Totti, e gli adesivi che sicuramente impreziosiranno qualsiasi frigorifero di tutte quante le case universitarie nerd d'Italia. Otaku che dir si voglia. Proseguiamo questa volta J-Pop l'editore, per la quale ho acquistato il terzo numero di Noin di Tsutomu Takahashi, terzo volume di 6 che va a concludere il primo arco narrativo di questa serie, il terzo volume di questa storia che sono stato contentissimo di aver acquistato. Dovrebbe anche uscire il numero 4 a breve, forse già questo mese, non lo sto leggendo, ho letto solamente il primo numero e ve ne ho anche parlato in un video focus on dedicato alle mie prime impressioni a questa storia, che stavo veramente aspettando tantissimo dal momento dell'annuncio e dal momento che tutti quanti quelli che vanno a concludere questo primo arco narrativo saranno 6, ho deciso di aspettare per buttarmi a capofitto tutto quanto d'un fiato sulla storia, in quanto nei volumi di Tsutomu Takahashi l'uno chiama l'altro, per cui so già che dopo aver letto un numero vorrei immediatamente leggere quello dopo, così come mi è successo leggendo il numero 1 all'uscita e ho dovuto aspettare quasi 2 mesi prima di vedere il 2. Come sapete preferisco aspettare per le serie ancora in corso, tanto la pila di arretrati continua sempre a crescere, non accenna minimamente a diminuire, quindi ho ben altre letture con cui consolarmi nel mentre aspetto che questa si concluda. Facciamo un salto in casa Planet Manga, infatti nel mese scorso sono uscite alcune storie del maestro Naoki Urasawa, tra alcune ristampe anche 2 nuove pubblicazioni. La prima che voglio mostrarvi è Asadora, che continua con il suo 4° numero. Planet Manga sta lavorando veramente bene a questa edizione, costa 7,50€ e riconosco che di volume in volume la foliazione sembra sempre minore. Questo volume conta all'incirca 180 pagine, ma in compenso comunque continuiamo a trovare delle pagine a colori, non su carta patinata ma comunque abbastanza, e anche al centro del volume, non solamente nelle prime iniziali, e penso quindi riprenda tutte quante quelle pubblicate originariamente su rivista, così come sono state pubblicate appunto in Giappone. Anche questa, per lo stesso motivo di Noin, non la sto leggendo, anche perché Naoki Urasawa è un autore anche diverso rispetto a Tsutomu Takahashi, e lui fa della narrazione di tutti quanti gli elementi che lui inserisce pian piano come un puzzle che poi va sempre ad ampliare. Questi elementi ritornano nel corso dei numeri, per cui mi sono sempre trovato bene leggendo questo autore nello scoppiarmeli tutti quanti insieme. Con in più l'aggravante che questo Asadora è ancora in corso in Giappone, mi sembra che sia anche in pausa in questo momento, comunque ha ripreso da poco, per cui non sappiamo quanto durerà e non sappiamo quando usciranno i numeri, visto che penso che con questo 4° siamo se non in pari in Giappone appena uscito il 5. Geniale Planet Manga che ha deciso di pubblicare una storia del genere che andrà molto a rilento e già si sapeva, a cadenza mensile, che dopo il primo numero è già diventata bimestrale. Questo 4 era latitante, ma vabbè, Planet Manga sappiamo com'è. Comunque niente, Asa continua nella sua crescita e diventa sempre più top waifu, andiamo avanti. Altra nuova uscita del maestro Naoki Urasawa è Mushirushi, il segno dei sogni. Sì.
un volume unico del maestro, uscito mi sembra nel 2018 in collaborazione con il Museo del Louvre, che non è nuovo a fare queste collaborazioni con altri mangaka. Questo, a differenza di Asadora, costa 7,90 €. Io sinceramente avrei sperato di vedere delle pagine a colori e anche in un numero abbastanza nutrito, invece purtroppo non ce ne sono. L'unica cosa è il numero delle pagine, che questa volta invece è superiore a quelle che solitamente compongono un tankobon standard delle 200, queste sono all'incirca 250. Alla conclusione troviamo anche alcune parole dell'autore, che ci spiega probabilmente la gestazione di questo volume dalla pubblicazione un po' particolare. La storia vede questa bambina e suo padre che si perdono all'interno del museo del Louvre e dovrebbero trovare uno strano personaggio. Non l'ho letto questo volume, mi è arrivato tipo ieri. In quarta di copertina Planet Manga recita: una famiglia, un dipinto, un individuo misterioso. Anche loro a quanto pare avevano le idee chiare, ne sanno grosso modo quante me. Cosa simpatica che però ha questa edizione è la sovracopertina a double face. Questa infatti è quella che avete visto già tutti quanti e con cui il volume si presenta, e dall'altra parte invece vediamo quest'altra nera con il losco individuo misterioso, che qua in questa posa mi ricorda anche un po' l'amico. La mia di sovracopertina si è anche distrutta, anche perché non reputo un'idea così tanto geniale quella di mettere la sovracopertina nera dalla parte dentro. Infatti guardate qua nelle bandelle, a forza di piegare si vede il bianco della carta sotto, è molto più probabile, molto più evidente sul nero piuttosto che su questo color oro, diciamo. A me sinceramente piace più questa e la terrò così, e comunque anche a voi consiglio di sceglierne una e poi non stare sempre lì a girarla, perché col passare del tempo poi le bandelle potrebbero strapparsi, quindi stateci attenti. Magari prossimamente ci sarà modo per parlare di questo volume, vi terrò aggiornati. Proseguiamo, rimaniamo in casa Planet Manga. Infatti ho acquistato il quarto numero di Akira di Kazuhiro Otomo. Questo capolavoro imprescindibile del fumetto giapponese continua ad uscire, anche qua, come vi ho già detto per le altre serie, non lo sto seguendo, anche perché tutti quanti saranno 6 e quindi piano piano ci stiamo avvicinando alla conclusione. È sempre un casino reperire questi volumi, dal momento che Planet Manga prima li annuncia, poi li fa slittare, poi apre pre-order, poi su Amazon arrivano sempre con un paio di settimane dopo, e penso che tutto ciò sia a dir poco scandaloso, visto che stiamo parlando di Amazon, non la fumetteria sotto casa. E comunque anche nelle fumetterie ho sentito che non arriva proprio subitissimo e non arriva in chissà quante copie, almeno all'uscita. L'unico modo per acquistarlo e avercelo praticamente il giorno dell'uscita è quello di preordinarlo sul sito Planet Manga, in quanto è palese che l'editore voglia fare concorrenza ad Amazon e altri shop online, con un sito che sì è stato rinnovato, ma che sicuramente non c'entra niente con Amazon a livello di logistica, a livello di assistenza clienti, catalogo, eccetera eccetera. Se le scelte e le politiche editoriali della Planet Manga mi sento praticamente sempre di doverle criticare, quello su cui non ho mai detto niente è la qualità di questa edizione, che a mio parere è definitiva. Sì, è vero, probabilmente se fosse stata cartonata lo sarebbe stata veramente, e sono abbastanza sicuro che a distanza di 4-5 anni dalla conclusione di questa, probabilmente l'edizione iper mega porno lusso cartonata la vedremo. Ma penso che comunque ci troveremo tutti quanti d'accordo nell'affermare che questa è la migliore edizione di Akira mai uscita nel nostro paese. Poi probabilmente se un giorno dovesse uscire, sono abbastanza convinto che uscirà, l'edizione cartonata la scanserà. Ma saremo anche tutti quanti d'accordo che per acquistare quell'edizione ci vorrà un rene. Questa invece costa 22 €, che sì, ok, per un giornaletto sono comunque parecchi soldi e sicuramente è una spesa importante per comprare tutti e 6 gli albi. Però converrete anche con me se sapete un po' quali sono le politiche e i prezzi della Planet Manga, che 22 € per questa edizione è un piccolo miracolo. Moltissime pagine a colori su carta patinata, sovraccoperta, effetti di spugnatura, nuova traduzione, formato immenso, la tanto discussa prima pagina incollata alla sovraccopertina, inusuale nei brussurati ma che comunque in Giappone si fa,
e che comunque è lo standard in qualsiasi cartonato, altrimenti chi cazzo le tiene le pagine? Il valore della storia non posso discuterlo, io l'unico approccio che ho avuto con Akira è stato guardando il film, che sinceramente ho anche apprezzato non troppo. A livello tecnico è meraviglioso e rimane eccelso anche rivisto oggi, però la storia si vedeva fosse un po' mutilata. All'interno di questi volumi invece dovrebbe essere quello originale, di molto più ampio respiro, che poi nel film veniva riassunta e lo faceva risultare un po' incompleto, per cui anche per chi ha visto il film questo è un acquisto che va fatto per capire quale sia effettivamente il vero spirito e l'idea di storia coesa e univoca che l'autore aveva quando ha realizzato Akira e non la versione segata del film. Sicuramente è una spesa, però vi consiglio veramente caldamente di recuperare questa serie, anche perché i primi numeri mi sembra siano già andati esauriti, non sapremo quando e se verranno ristampati, in che edizione, a quale prezzo, per cui vi consiglio di fare uno sforzo, acquistarla e affrettare tardi anche nel farlo, anche perché io mi sento abbastanza tranquillo che una volta che avrò portato a termine questa serie sarà la mia edizione di Akira, la metterò in libreria, la rileggerò e non penserò mai a fare un upgrade, perché sinceramente penso che sia veramente il miglior modo per leggere questa serie. Uscirà la cartonata? Sti cazzi. Abbiamo tenuto il meglio per la fine, sono infatti contentissimo finalmente di avere tra le mani questo volume uscito per Cocorino Press al prezzo di 15€ e a Palepoli di Usamaru Furuya, pubblicato dall'editore all'interno della collana Doku, la discussissima collana Doku, che fin dal momento della sua pubblicazione divide i lettori tra chi la ama e chi la odia. Sicuramente fa parlare molto di sé, perché è un qualcosa di davvero inusuale e particolare. Presenta infatti questa sovraccoperta incollata che è però più piccola, che non so come definire, anche perché penso un nome non ce l'abbia, neanche i curatori della collana si sono mai espressi dandogli un vero e proprio nome, credo non lo sappiano neanche loro. Particolarissima l'edizione, così come anche particolarissime sono le serie e i volumi che vi vengono pubblicati all'interno, e questo albo non fa eccezione, anzi probabilmente è forse uno dei più visionari fuori di te e strani che siano entrati a far parte di questa collana. Questa è una raccolta di storie, il primo volume pubblicato da Usamaru Furuya come mangaka, un Usamaru Furuya che ai tempi ancora non faceva il fumettista a tempo pieno e probabilmente neanche pensava lo sarebbe mai diventato, però affascinato da questo mondo ha deciso di mettersi in gioco e affiancarlo al suo lavoro di professore d'arte al liceo. Uscita a metà degli anni 90 sulle pagine della leggendaria rivista Garo, famosissima per aver pubblicato al suo interno moltissimi mangaka indipendenti, alcune delle storie più famose del Gekiga tra gli anni 70 e poi anche fino ai 90, quando poi è stata chiusa, forse primi 2000. È stata una rivista fondamentale per la diffusione del manga underground e questo fumetto è veramente un qualcosa di stranissimo che probabilmente sarebbe potuto essere pubblicato solo lì. Tutte quante le storie sono realizzate come yonkoma o forkoma, una tecnica, uno stile di fumetto che consiste nel realizzare le storie con quattro vignette disposte nella pagina 2 a 2, tutte delle medesime dimensioni. Poi comunque all'interno di alcune storie lo stesso Furu scardina un po' questo rigore, andando a creare dei panel più particolari e fuori di testa. Non ho ancora avuto modo di leggere tutte quante le storie pubblicate all'interno, ma sfogliandolo mi sono imbattute in alcune che definire particolari, grottesche, fuori di testa è veramente riduttivo. C'è qualsiasi tipo di storia, quelle più splatter, gore, quelle grottesche, quelle macabre, quelle visionarie che sperimentano tantissimo dal punto di vista grafico, del disegno, della regia, del modo proprio di raccontare il fumetto con questo metodo di racconto che è a dir poco non convenzionale, almeno per come siamo portati noi in Europa a conoscere il fumetto, a conoscere il manga. È un qualcosa di diverso anche dalla striscia, che magari è un qualcosa che c'è un po' più congeniale. Sicuramente mi sento di consigliare questa storia a tutti gli amanti del fumetto alternativo, underground, ma probabilmente le persone
persone che seguono questo tipo di racconti, questo tipo di pubblicazioni, si stavano già fregando le mani all'idea di poterle mettere su questo album. Sicuramente ci sarà modo per parlarne meglio una volta che l'avrò letto, interiorizzato, e mi sentirò magari in grado di dire qualcosa di intelligente a riguardo, perché Osamaru Furuya comunque è un autore che adoro, e conoscere i suoi esordi e poter leggere questa serie così particolare che ha avuto degli echi così grossi in Giappone veramente mi rendeva curiosissimo. Bene, anche con questo video acquisti per questo mese abbiamo concluso, spero vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere lasciandomi un mi piace, commentate anche qua sotto facendomi sapere che cosa ne avete pensato degli acquisti e se anche voi avete acquistato alcune delle storie e dei volumi che avete visto qua, e fate anche un giro qua sotto nella descrizione dove trovate tutti quanti i link per acquistare queste serie direttamente su Amazon, comprando tramite quei link a voi non cambia assolutamente nulla, però potete sostenere il canale, e inoltre trovate anche tutti quanti i link per seguirmi sugli altri miei social dove sono abbastanza attivo solitamente, sto periodo un po' meno, però se mi seguite là rimanete aggiornati con tutte quante le novità del canale e pubblico cose che qua su YouTube non potrei mettere, per cui ragazzi noi ci vediamo prossimamente qua sul canale con un nuovo video, ciao a tutti.